Giorgio Di Vitti è nel film. Ma, in tante parti, diciamo che mi sono vestito da signora, diciamo, dell'aristocrazia, ma allo stesso tempo nei panni di Lupo, c'è qualcosa di me sicuramente. C'è ad esempio una cosa, prima tu parlavi di Bologna, no? Sì. Della mia identità, però curiosamente io ho, diciamo, i semi di origine o comunque la mia esperienza di vita è segnata anche da una cosa molto particolare, cioè i miei genitori in realtà erano, perché non ci sono più, istriani di Rovigno d'Istria. Quindi sono persone che hanno subito, ecco, hanno subito una fuga, diciamo, sì, forzata, perché mia zia, ad esempio, gli hanno detto la sera alla mattina, quella che fa la maestra, fa ancora fare ancora la bandiera italiana nella scuola, eccetera, deve stare attenta, eccetera. Era un segnale, come dire, domani prendi il piroscafo, perché dopo domani non lo prendi più. Quindi, per dire che questa dimensione evidentemente l'ho respirata, probabilmente con non coscienza profonda, ma alla fine è diventata una delle cifre del mio lavoro. Quindi ci sono anch'io, perché in questo film comunque parlo di persone che sono costrette a cambiare vita, perché parlo di quella che è anche la dimensione gioiosa dell'arte, no? Quindi la dimensione, lui come artista di strada non c'è mica nel romanzo. A me piaceva questa dimensione di lui che ha questa gioia di vivere e che gli viene rubata, no? Anche se, parentesi piccola, poi finisco la risposta, gli Jenisch erano musicisti e hanno addirittura caratterizzato nella loro musica quella che poi sarebbe diventata l'evoluzione musicale dei Walzer, di Strauss, eccetera. Comunque, per dirti, io sì, mi sento un po' lì, in tutte quelle storie lì, dei miei, e poi in ambito più profondo, andando man mano per motivi diversi anche di lavoro, per documentare altre cose, vedi l'Amazzonia, ti accorgi che siamo il mondo è una comunità sempre più, come dire, in cui si intrecciano culture diverse, razze diverse, tradizioni, religioni. Quando queste cose riescono a essere viste come un pregio, è bellissimo, cioè nel senso c'è veramente un arricchimento, no? In Amazzonia io ricordo il piacere di aver condiviso con loro momenti in cui mi insegnavano le piante, mi davano, c'erano i pizzichi di zanzara, banalmente mi pigliavano la foglia, mi spalmavano il braccio con questa cosa qui, e in un attimo andava via tutto. E dicevo, capo, qui speriamo, se viene una multinazionale subito li ammazza tutti, li porta via queste foglie. Adesso esagero, però insomma è successo qualcosa di simile. Sì. Penso di averti risposto. Ci sei anche nelle creature femminili, evidentemente, del film. C'è un regista. Sì, adesso sì, in un certo senso sì. E mi piaceva, parlando delle creature femminili, ecco, il romanzo è molto incentrato su lui che fa un po' il serial conquistatore, si intuisce un po' questo, no? Da cui il seminatore, appunto, ha un po' questa cosa. Ma a me sembrava molto più bello raccontare la dimensione femminile, che è accogliente anche, nel senso che comunque condivide con lui, si dà da fare per trovare i bambini, eccetera, qua su giù. Quindi in lui si fondono, come spesso io penso anche nell'animo umano più in generale, azioni e contraddizioni su quelle azioni e viceversa. Cioè, non so come dire, ci sono sentimenti, però in certi momenti questi sentimenti poi in relazione alla praticità devono andare oltre. Sì, perché c'è un dubbio etico su quanto questa rabbia che poi porta a una certa violenza, a un certo raggiro e anche a dei crimini, non necessariamente efferati, ma una sostituzione di persona, qualcosa lo è. Per cui non c'è un giudizio, un regista non deve giudicare i personaggi, eccetera, però traspare questa ambiguità, il bene e il male che si incrociano e stanno lì, e il male come reazione a un bene sottratto, potremmo dire, da parte del personaggio e di altri.